Buongiorno, benvenuti a questa rassegna di cosette da dire oggi in effetti, quindi state attenti perché la rassegna di oggi in attesa di lunedì sarà difficile perché Quarta Repubblica avrà contro questa roba di Celentano, però insomma non mi tradite lunedì, mi raccomando, Quarta Repubblica cercheremo di renderla interessante come nelle ultime puntate. Va bene, oggi sui giornali che cosa c'è? Fondamentalmente ci sono un po' di cosette, un po' di chicchette che vi voglio subito segnalare. La prima sono i sondaggi di Pagnoncelli che danno la Lega al 35,8%, il Movimento 5 Stelle al 25,4%, buongiorno Rita, dalle tue parti si vota, il PD al 17% e Forza Italia al 7%. Risultati questi che non fanno altro che confermare come 35 più 25, nonostante cambino i pesi all'interno di questo governo, cioè il 60%, questo lo aggiungo io, non lo dice Pagnoncelli, rappresentano il dato elettorale di consenso nei confronti di un governo più alto di tutto l'Occidente. 60% per Lega e Movimento 5 Stelle, il numero fa impressione. Ovviamente, secondo elemento di giornata politico è il cosiddetto manifesto di Calenda. Io non l'ho capito, io non l'ho capito. Sapete che faccio questa zuppa di porro tutte le mattine? Mi sono visto anche l'intervista di Calenda che mi dice, un'intervista a Repubblica, fronte europeista contro i fan di Putin. E su questo manifesto hanno firmato praticamente tutti quanti gli esponenti del PD. Io veramente non riesco a capire. C'è un partito che si chiama Partito Democratico, che è sempre diviso, a cui Calenda si è iscritto recentemente. Voleva fare il segretario, ma non gliel'hanno fatto fare. All'interno ci sono delle primarie per capire chi farà il presidente del consiglio, Zingaretti contro Martina, contro Richetti, contro Boccia, contro tutti quanti. Arriva Calenda che si è appena iscritto al PD e dice: facciamo un fronte comune europeista contro il putinismo. E questo mette d'accordo tutti gli all'interno del PD. Le soluzioni sono due: o questo manifesto si firma come io firmo l'acqua calda, cioè sono tutti d'accordo sul nulla, oppure questo manifesto è esattamente figlio di quella roba lì che noi leggiamo bene, e cioè il macronismo d'accatto, cioè quello che per esempio tutta in questa zona qua di Milano e di Roma ha grandissimi consensi, quello di Capalbio, quello della signora Bonino, quello dell'onorevole Bonino, cioè la roba che se la raccontano tra di loro. Fatevi un cacchio di partitino, insomma è l'innesto pariolo all'interno del PD, per cui tutti si dicono d'accordo. Rilevanza di questa cosa? Zero. Avete presente? Zero. Un ottimo ministro dell'economia, dello sviluppo economico, beh certo rispetto, ciao Nello, certo rispetto all'attuale ministro dello sviluppo economico è evidente che mi sembrava un po' più appropriato Calenda, ma insomma dal punto di vista politico dire una pippa e dire poco, almeno noi non abbiamo capito, non abbiamo capito. A me mi è pure arrivato il WhatsApp di Calenda, che è una bravissima persona, ma secondo lui che cosa vuol dire l'unità contro, ma che vuol dire, con chi, per che cosa? Io non riesco veramente a capire che poi che senso abbia oggi questa specie di vuota retorica dell'europeismo. Europeismo che vuol dire? Vuol dire Juncker? Vuol dire Commissione Europea? Vuol dire Banca Centrale Europea che vuole cambiare, caro Calenda, i criteri di regolamentazione delle nostre banche facendoci un mazzo così mentre Deutsche Bank ha derivati fino a qua? Cioè non è che io contesto l'europeismo, contesto la vaghezza del concetto europeista. Oggi che anche la Le Pen non vuole più uscire dall'euro, il problema non è definirsi europeisti, è definirsi per quale tipo di Europa, immagino. Ma comunque, insomma, fatti loro, la politica mi interessa relativamente, così come mi interessa relativamente l'altra scissione che rischia di essere dell'atomo, quella di Forza Italia, perché oggi sui giornali si dice che Toti e i suoi amici non vorrebbero entrare e sono contrari all'idea che Berlusconi si candidi alle europee. Comunque un partito al 7% rischia di essere molto poco influente nella partita elettorale del centrodestra. Cose vere che stanno avvenendo sono quelle che ricorda Banca d'Italia, e cioè che il PIL crescerà nel 2019 non dell'1% come la stessa Banca d'Italia aveva detto. Quindi è Banca d'Italia che smentisce se stessa, oltre a essere stata più pessimista delle previsioni del governo. Banca d'Italia smentisce se stessa e dice che cresceremo dello 0,6%, e questo lo si può imputare solo relativamente al governo. La manovra fa schifo, il reddito di cittadinanza è un obbrobrio, ma insomma accusare il governo di una
una minore crescita di tutta l'Europa, compresa dell'Italia, è ingiusto. Certo, avrebbero potuto fare una manovra migliore, ma io chiedo ai fenomeni di oggi, posto che mi fa schifo, l'ho detto in tutti i modi, il reddito di cittadinanza, ma sono gli stessi che dicevano che noi non dovevamo avere una manovra espansiva, gli stessi che dicevano che l'Italia avrebbe continuato a crescere mentre in tutta Europa invece non si cresceva. Insomma, su questo bisogna stare un po' attenti. Aldo, i derivati chi li pagherà? Li pagheranno i contribuenti tedeschi, spero non noi. La crescita quindi sarà inferiore quando, nota oggi il Sole 24 Ore, se c'è meno PIL, il deficit, il rapporto del PIL aumenta, quindi sarà difficile mantenerlo al 2%, potrebbe diventare del 2,2-2,4, e sostanzialmente dice il Sole, come diceva Repubblica un paio di giorni fa, che sarebbe necessaria una manovra correttiva da 4,7 miliardi. Mano sul fuoco, l'ho detto ieri, lo dico oggi, lo dirò domani, che questo governo, prima delle europee, visto quello che sta facendo, non farà una manovra correttiva, come non fa nessun governo prima delle europee, per motivi molto semplici. I governi prima delle europee, come ha fatto Renzi, fanno gli 80 euro, fanno il reddito di cittadinanza, non fanno certamente le manovre correttive. Sul reddito di cittadinanza, Repubblica in questo caso sintetizza bene, grazie a Françoise che ricorda la fattura elettronica, il mio pezzo di oggi, e cioè 2 miliardi sui 6 del reddito di cittadinanza andranno soltanto in due regioni, Campania e Sicilia. Bene, molto bene, oggi il Sole 20, il Corriere della Sera ci spiega tutta la procedura, cioè si passerà dalle poste e dopo il 6 marzo, perché prima del 6 marzo ci sarebbe da pagare le pensioni, quindi 5 milioni di italiani indigenti che pensano di avere il reddito di cittadinanza andranno alle poste e troveranno un modulo. Nel modulo dovranno scrivere che non hanno una moto da meno di 2 anni, che non hanno un ISEE superiore a 9.630 euro, che non hanno un conto corrente con più di 30.000 euro, scusatemi, 6.000 euro sopra, che non hanno una seconda casa sopra i 30.000 euro, cioè dovranno compilare un modulo, lo dovranno andare a dare alle poste, le poste lo manderà digitale all'INPS, e l'INPS entro 5 giorni dovrà verificare che siano vere tutte le autocertificazioni nostre. Secondo me ci sveglieremo sudati dopo questa specie di sogno tecnologico che sarà molto difficile fare, ma non perché io sia contrario al fatto che si debba arrivare a questo, ma perché in 15 giorni pensare che Poste e INPS, cioè non esattamente come posso dire Google e Facebook, Poste e INPS, io voglio loro bene, sono sicuramente migliorate, ma Poste e INPS in 11 giorni gestiscono e controllano una mola di dati di questo tipo. Una volta che hanno controllato questi dati, cosa faranno? Daranno una carta prepagata da 500 euro più 250 euro che non si capisce bene come daranno, e poi ci sarà questo patto per il lavoro e i comuni dovranno attrezzarsi per far lavorare almeno 8 giorni, 8 ore alla settimana questi redditati di cittadinanza. Ma insomma, mi sembra un progetto sulla carta favoloso, ma devo dire, in un mondo in cui anche i più fenomeni non riescono a proteggere il loro password come certificano oggi tutti i giorni, mi sembra un po' difficile, ma speriamo che avvenga. Condannati in sentenza di primo grado, e quella cosa determinante, che è stato condannato anche il capogruppo alla Camera della Lega Romeo per le cosiddette spese pazze della regione Lombardia, avrebbero comprato cose e fatto rimborsare cose che non erano rimborsabili. Poi oggi leggo che tra le cose non rimborsabili, non so, è l'auto con il conducente, il noleggio con conducente, ci sarebbero delle ostriche, delle aragoste, cioè quelle robe che noi giornalisti riusciamo a imbastire bene, e poi si deve capire veramente che cosa c'è. Il capogruppo della Lega avrebbe speso 21.000 euro non giustificate, per questo si sarebbe preso un anno di galera. Primo grado, vedremo nel futuro, ma questo potrebbe creare un po' di casino politico. La cosa più bella di oggi, ma la più bella di tutte di oggi, è Carlo De Benedetti. Carlo De Benedetti, che soltanto ieri, lo vedete sul mio sito, ben argomentato da Giovanni Sallusti, faceva: noi elite abbiamo sbagliato a capire la globalizzazione, eccetera. Voi non avete sbagliato questo. Voi siete Maria Antonietta, quelli che pensano che si possono dare le brioche. Questo ha comprato una barca da 50 milioni di euro. Ho invidia per questo? No, sono contento, vorrei stare come fece Lerner su quella barca, vorrei prendermi champagne su quella barca da 200 euro a bottiglia. Il punto fondamentale, caro Carlo De Benedetti, è che quella barca da 51 milioni di euro, che come spesso avviene si compra attraverso un leasing e quindi con l'intestazione fittizia a una banca, perché così sono i leasing, cioè io ho una macchina ma me la dà in leasing una società di leasing, questa barca da 51 milioni di euro che ti sei fatto fare a Viareggio e che hai portato nei mari più belli del mondo, ti sei dimenticato di dichiararla.
Ops, a tua insaputa, non te lo sei ricordato e questo può anche passare. 120 milioni di barca in 6 anni, perché questo è il reddito presunto, che non sono stati dichiarati e questo va tutto bene. Non l'hai messo nel quadro RV, ma mi fanno un mazzo così se non metto 50.000 euro di bot, di bund che ho magari all'UBS e non li metto nel quadro RV. Quindi va bene, sei come Briatore, un altro che utilizzava la barca, no? Da miliardario e poi si era dimenticato, no? Vi siete tutti dimenticati di metterlo Briatore e De Benedetti la vostra barchetta nel quadro RV. Va bene? Ve lo siete dimenticato. Ma il punto fondamentale non è un altro. Ci sta, ti sei sbagliato, anche io magari mi sbaglierò a fare una dichiarazione dei redditi. Il punto è che lui a Lanza ieri dice, l'elite, l'uomo che dice dobbiamo fare un mea culpa sull'Europa e sull'autority, cosa dice? Ah, avete violato la mia privacy, il diritto alla riservatezza. De Benedetti! Oh, sei quello che era il proprietario di Repubblica, quello che riusciva a entrare nella camera da letto di Berlusconi, di tutte quante le ultime cause giudiziarie nei confronti di chiunque e tu rompi le palle perché i giornali dicono che ti hanno beccato uno yacht da 51 milioni che tu usavi e che non hai messo nel quadro RV e se lo scrivono tu quereli. Ma io non lo so. Ma con quale arroganza? Il punto per me è quasi più grave questo che avere una barca da 51 milioni a tua insaputa. O no? Sì, hai ragione, come qualcuno dice, una piccola dimenticanza, dai, su, chi se ne frega. La barchetta da 51 milioni è una piccola dimenticanza. Va bene, la dimenticanza ci sta, ma quando tu dici all'ANSA che nessuno si deve azzardare di parlarne perché questa è una violazione della tua privacy e della riservatezza, allora no. E allora c'è la mala fede. Questo è il de benedettismo, la mala fede. Io so io e voi non siete un cazzo, va bene? Come diceva il Marchese del Grillo, Repubblica. Repubblica ha creato se stessa su questo. Oggi Repubblica riesce a scrivere con Attilio Bolzoni riguardo al fatto che ieri Salvini gli hanno baciato la mano. Andava in un posto del sud, gli hanno baciato la mano, che è un gesto orrendo, perché è una vecchia tradizione, diciamo, ma non mafiosa, ma una vecchia tradizione, come posso dire, feudale. E un ministro degli interni ovviamente non può avere in un'epoca moderna un approccio feudale. Questo bacia mano, però, se l'è fatto fare, nel senso che era a sua insaputa, come vedete, in questo caso non come De Benedetti, in un circolo di 50 persone che lo attorniavano, chi il selfie non selfie, e uno per un secondo si è inginocchiato per baciargli la mano. Una cosa orrenda. Ma la cosa più orrenda è quando Attilio Bolzoni racconta di questa vicenda, che può essere ovviamente commentata in tutti i modi, e che dice che il fatto che Salvini in quelle occasioni abbia detto che la camorra fa schifo sia un gioco di parole, quindi è vero il baciamano, mentre invece quando lui dice la camorra fa schifo è un gioco di parole e poi dice che Salvini sarà uno che non farà neanche il solletico o alla camorra o alla mafia vera. Quindi avete capito il retropensiero su Repubblica, quella di De Benedetti, della famiglia De Benedetti, cioè Salvini, siccome gli baciano la mano, non farà mai nulla contro la camorra, nonostante lui dica, mentre invece il suo proprietario, lo mettono a pagina 42, se c'è uno yacht che si dimentica, beh, quello è una dimenticanza, siete ridicoli. Il pezzo più bello di oggi è quello di Ricolfi, straordinario Ricolfi, sul video di Bonafede, vi ricordate con Battista, che dice che è un gesto che squalifica chi l'ha compiuto e che si tratta di una pura spazzatura politica, cioè durissimo come non l'ho mai sentito Ricolfi, però dice che è altrettanto ridicolo sentire la gente che chiede uno sconto di pena per il terrorista Battisti, perché dice lo sconto di pena si è dato di solo con 38 anni. Di 37 anni di latitanza, ma il punto fondamentale del pezzo straordinario di Ricolfi è: ragazzi, non sono i ministri, non è Salvini, non è Bonafede, non è la nuova classe politica. Dice Ricolfi: stiamo tutti diventando così, cioè celebriamo noi stessi e questo sta diventando il nuovo male oscuro. Obiettivamente è quello che facciamo noi con i nostri selfie, con i nostri Instagram, con le nostre predisposizioni in piazza della nostra privato. Stupendo il pezzo di oggi di Ricolfi.
sempre intelligente e tutto da leggere. Direi che per oggi è tutto e vi do appuntamento come sempre domani con la zuppa, vi do appuntamento lunedì con Quarta Repubblica e sul sito nicolaporro.it una storia straordinaria che io vi consiglio di leggere, di Veranelli, cioè un grande mio nostro collaboratore, il quale ci spiega perché su YouTube si stanno confrontando i due mondi fondamentali, quello dell'Occidente e quello, diciamo, dell'Asia, dell'Oriente. Si sfidano a colpi di like, i due grandi youtuber che hanno 80 milioni l'uno e 81 milioni l'altro di follower, nazioni intere che le seguono, uno indiano, l'altro europeo. Chi vincerà? Beh, insomma, di questo ne parleremo forse nelle prossime puntate, come si suol dire, noi domani con la zuppa, e un caro saluto e buon weekend a tutti voi. Ciao!